vivendo in Italia. Gli italiani hanno 3 ore di pausa pranzo. Lavoro al padre Chic. Non ero in casa quella sera. La riconoscete? La protagonista di questo video apparso su YouTube è proprio lei, Amanda Knox, indagata insieme al fidanzato Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith Kercher. A 20 anni, americana ed è diventata famosa per essere una dei presunti assassini che il 1 novembre scorso a Perugia hanno ucciso una studentessa inglese. Amanda is Burning, questo rap che ripercorre tutte le dichiarazioni della Knox agli inquirenti, è solo la punta di un iceberg che fa rabbrividire e che alla base ha uno stretto quanto inspiegabile rapporto tra fama e cronaca nera. Un legame che ha già dei precedenti. Nell'aprile del 1991 fu l'omicidio dei genitori Antonio e Rosa, avvenuto in provincia di Verona, a far diventare Pietro Maso uno dei 20enni più ammirati. Era bello, ricco e elegante, uccise per l'eredità insieme a 3 amici, confessò dopo 3 giorni. Era anche spregiudicato, caratteristica che agli occhi di molte ragazze lo rese affascinante. In carcere fu sommerso da lettere d'amore e ammirazione. Ai ragazzi che mi scrivono predica ora Maso e mi raccontano che vogliono uccidere i genitori, dico di fermarsi, di ragionare, di ricucire i rapporti. Dannata è proprio per questo attraente anche Erika De Nardo, che insieme al fidanzato Omar Favaro, a 16 anni, il 21 febbraio del 2001, uccise a Novi Ligure sua madre e suo fratellino. Un delitto efferato, confessato dopo 48 ore, sotto l'effetto degli stupefacenti. Una condanna a 16 anni e centinaia le lettere d'amore che le arrivarono in carcere. Non lettere ma soldi invece arrivano a Marco Ametovic, il rom condannato a 6 anni e mezzo per aver ucciso alla guida di un furgone ubriaco 4 ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Era il 23 aprile scorso ad Appignano del Tronto, nelle Marche, una tragedia che a lui è servita per diventare famoso e arricchirsi. Oggi è un assassino diventato testimonial, prima di un orologio, poi di un profumo, di una linea di jeans, di occhiali da sole e di altri gadget, tutti ispirati alla cultura gitana. Inoltre sta scrivendo un memoriale che presto uscirà in libreria. Non artefice ma vittima, Zuz Marzouk. Un anno fa sua moglie Raffaella Castagna e il figlio di 2 anni Youssef furono uccisi dai vicini di casa. Un torbido episodio di cronaca che ne nascondeva un altro. A Zuz iniziò ad andare ospite alle trasmissioni televisive, chiedendo soldi, stretta amicizia con Fabrizio Corona e iniziò a frequentare il mondo dello spettacolo. Di lutto evidente neppure l'ombra. Pochi giorni fa è stato arrestato per spaccio di droga. Marzouk aveva un pacchetto di oltre 250 clienti per un giro d'affari di 350.000 euro l'anno, soldi per i quali faceva di tutto e che non gli bastavano se a pochi giorni dalla tragedia dichiarava: mi hanno proposto di lavorare in cambio di sesso, sono arrivati a dirmi quanto vuoi per una. Questi sono i mesi più belli della mia vita. A contribuire alla bella vita l'amicizia con Fabrizio Corona, il fotografo dei VIP, anche lui 80 giorni in galera con l'accusa, oggi giudicata infondata, di estorsione e associazione a delinquere nell'inchiesta Vallettopoli. Disavventura che Corona è riuscito a girare a proprio favore, aumentando la sua popolarità e i guadagni. Addirittura a marzo è nato un fans club ufficiale per Fabrizio Corona, come c'è scritto poi subito sotto la sua foto. L'8 marzo del 2007 è nato il fans club ufficiale, l'unico fans club riconosciuto da Fabrizio Corona. All'interno si trovano varie voci, tra le quali anche un merchandising, dove cliccando si può accedere all'area commerciale, si possono acquistare vari prodotti a marchio Corona, ovviamente un altro modo per fare soldi. Questo è accaduto a Kate Moss e a Paris Hilton, entrambe cattive ragazze, arrestate per droga l'una e per guida in stato d'ebbrezza l'altra. Dopo l'immediata caduta di immagine e di stile, hanno sfruttato l'occasione per moltiplicare i guadagni. Adesso è la volta di Amanda Knox, ammirata, corteggiata e chiacchierata. E mentre le indagini sono ancora in corso, una cosa è certa: è sospettata di omicidio e la sua notorietà è in vorticosa ascesa. Per verificare effettivamente se Amanda Knox sia il nuovo fenomeno mediatico, basta digitare il suo nome insieme a quello di Pietro Maso. A questo punto si va su News e si cerca. Amanda Knox Fan Club.
Addirittura per la presunta assassina di Perugia è stato fondato un fan club. In un'altra pagina dedicata ad Amanda, che appare su internet, ci sono dei messaggi proprio rivolti a lei, a sfondo sessuale. Me la farei, ispira sesso, è giovane, sexy e non si vergogna della sua calda vita sessuale. Ma sotto stupisce il fatto che anche le persone che leggono di Amanda abbiano fatto riferimento a Pietro Maso. Ricordate le fans di Pietro Maso, si chiede Giorgia? Anche allora c'erano ragazzine che gli scrivevano in carcere, a loro dire innamorate. Con Amanda sta avvenendo la stessa cosa, solo che anziché di amore si parla di ispirare sesso. Nuovi mostri mediatici, carnefici o vittime della società di oggi, davvero così diverse da ieri? Nella perizia su Pietro Maso, Vittorino Andreoli scrisse che una delle cause del suo comportamento era una società improntata all'apparenza che tende solo a negare o nascondere. Era il 1991. Thank you.